oggi è una bellissima giornata di sole, finalmente dopo tutta la pioggia, la neve che ci siamo beccati ieri, che adesso siamo raffreddati come lo schifo, però sta passando. Questa sarà una giornata abbastanza relax, infatti non abbiamo niente di programmato, cioè dovevamo andare a vedere delle cose, però abbiamo deciso che non andiamo, anche perché sono cose che in parte avevamo già visto, in parte giornata libera per andare per negozi, esplorare posti nuovi e niente. Adesso stiamo andando in stazione per prenotare i biglietti per Tokyo, perché domani purtroppo ce ne andiamo da Kyoto e ci spostiamo a Tokyo e l'allero tralalla. Con salmone e formaggio. Fatti al momento. Fatti a mano, buonissimo. Il Jinkakuji, ovvero il tempio d'argento, dopo quello d'oro, adesso facciamo la passeggiata del filosofo, che altro che non è una strada lungo questo fiume. Si chiama passeggiata del filosofo perché ogni mattina, non mi ricordo in che periodo, c'era un professore di filosofia che insegnava tipo all'università di Kyoto, non mi ricordo, in una scuola, che ogni mattina puntualmente faceva questa strada. Allora, da allora si chiama passeggiata del filosofo. Nel frattempo abbiamo preso una patata dolce per smorzare l'appetito durante, diciamo, la mattinata. E la cosa che è brutta di venire in questo periodo in Giappone è che tutti questi alberi che ci sono intorno qui, che vedete alle mie spalle, sono alberi di ciliegio che in primavera ovviamente sono in mega fiore, con dei fiori rosa, bianchi, bellissimi, quindi diventa ancora più bello di quanto già è. Tutta questa mega adesso camminiamo un po' e poi vediamo un po' cosa fare, perché le cose da vedere oggi le abbiamo finite, quindi milkshake. Il ramen buonissimo, quello che vedeste anche nei vlog scorsi, dove ci siamo separati da questo che sta qua dietro. Allora raga, vi spiego brevemente. Praticamente è così, guarda, tutti separati. Tu lasci le cose e ti portano all'ordinazione. Mi hanno già portato l'uovo, tra poco arriverà il ramen. Qui dove si beve l'acqua, ci si riempie l'acqua. Qui sopra ci sono i bicchieri, prendiamone uno. I fanzoletti li ho presi da lì dietro, sono appesi dietro. Intanto vedete le persone che passano, poi il ramen te lo portano da qua. Una volta che te lo portano, chiudono la tendina e tu fai che mangiare. Se non vuoi essere scocciato, c'è il separè. Lo puoi anche togliere, da qua, non mi ricordo come comunque. Adesso che arrivi vi faccio vedere il ramen. Addio. Raga, due piani sopra il ristorante c'era un negozio, c'è un negozio dove siamo ora, che vende solo giochi da tavolo, carte di Yu-Gi-Oh! E carta, cioè guardate, faccio vedere qualcosa. Spesa pazza dal combini, cioè spesa pazza, ho comprato questi così che sono morbidissimi, tipo pancake dorayaki, ripieni da... Ah, che cos'è? Sciroppo d'acero, tipo buono? Tu? Qua è... Sì, comunque, sembra essere, guardate, tipo sciroppo d'acero. Non in cose fagioli. Buono. Siamo andati in un po' di centri commerciali, boh, random, perché non sapevo che fare, adesso vediamo. Esperimento ancora una volta dalle macchinette. Cosa andremo a prendere oggi? Quello che ho preso già una volta e che volevo riprendere. Comunque il cappello, perché siamo tornati in hotel, l'abbiamo fatto comprare, vabbè, comunque, dicevo. Il decavitacci, mettiamo 100. Mettiamo altri 50, ci deve dare il resto la macchina. Ah, ma questa è lattina, non è nella confezione bellissima. Prendi il resto, però se no si sarebbe rotta forse. No, perché l'altro è nella confezione normale col tappo che si stappa sopra. Io spero che non sia energy drink, sennò stasera non si dorme. Vado buonissimo. È buonissimo, comunque se è tipo energy drink. Assaggia. No, non mi piace. Comunque adesso andiamo a fare un giretto e andiamo, credo, a Yodobashi Camera.
per vederlo tutto, perdili, per vedere tutto quello che c'è dentro di interessante, perché poi dovremo gli acquisti, li facciamo a Yodobashikamera di Akihabara, che è il più grande del Giappone. Cioè io non so neanche immaginare che cosa ci sarà, però boh. No, cioè vabbè raga, c'è pure l'apposito spazio in cui provare a far volare i droni. No vabbè, spettacolo, questo è il drone subacqueo, questo va sott'acqua. No, bellissimo raga, io questo negozio lo adoro. Anche tu, è vero? Siamo nel reparto giocattoli. Oh, vedi? Oh, che sono questi puzzle? Interessante. No vabbè, ciao, addio. I Pokémon. Nami Brook. Grazie. Che è successo? Taglia, taglia. Le cose di Miyazaki dello studio Ghibli. Mega reparto solo di Doraemon. Vado raga, ve lo giuro, non posso esprimere cosa questo. Ah sì, quando diventa così. Mi sto già dispiacendo che in Italia non potrò mai trovare un posto del genere. Ma tu ma vedi? Com'è stato? Raga, ho salutato quella sedia perché siamo stati fino ad ora a fare i massaggi sulle sedie da 6.000 a 7.000 euro. Siamo stati almeno un'ora e mezza, madonna, ma che cosa, sono bellissima. E guardate, se di fronte a me c'è uno che si è addormentato, perché molti si mettono qua, un sacco di gente che lo sta facendo e si addormenta. E guardate, magari riesco a farvelo vedere. Bene. Così. Vabbè, per farvi capire soltanto, diciamo. Che ti danno anche le pantofole per metterti comodo, il coso dove mettere il giubbotto, l'asciugamano. Cioè, tipo proprio se sei in una spa, una cosa del genere. Top, mi mancherà un sacco questo negozio. La poltrona che abbiamo provato noi costa solo 589.040 yen, che sono praticamente 6.000 euro, 6.000 passa euro forse. Siamo inoltre l'amici bellissimo, abbiamo preso delle cose, tipo io ho preso delle cose da McDonald's random, che poi la cosa bellissima qua di McDonald's è che voi fate il menu, vi componete il vostro menu, non avete per forza le patatine come cosa secondaria, ma potete scegliere addirittura tra le crocchette di pollo, 5 crocchette di pollo al posto delle patatine, più il panino, più la bibita, il tutto a 500 yen. Quanto ovvero insalata? 4 euro, 3 euro, 80, 4 euro, qualcosa, più o meno. Di lusso. Ok, adesso mangiamo, dormiamo, perché domani c'è il trasferimento a Tokyo. Buonanotte, canguri. Ciao.